Le notizie di oggi, mercoledì 7 agosto. Polemiche a Montevago dopo la chiusura con 4 mesi di anticipo del centro SPRAR inserito nel progetto di sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati della durata di 3 anni. La chiusura ha scatenato delle polemiche. Il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo ha spiegato che si tratta di una scelta tecnica e non politica dovuta a problemi di affidamento dei servizi a causa di una gara espletata in difformità alle norme del codice dei contratti, una decisione assunta sulla scorta degli esiti di una ispezione disposta dalla prefettura di Agrigento. Non c'è stato nessun disagio per gli ospiti, afferma La Rocca Ruvolo, che continueranno ad essere accolti dalla stessa cooperativa nelle strutture di Montevago e San Buca di Sicilia. Il primo cittadino risponde alla polemica sostenendo che ritiene assolutamente fuori luogo accostare le scelte amministrative legate allo SPRAR e l'encomio conferito dall'Assemblea regionale siciliana al comandante dell'equipaggio del peschereccio Curzio Giarratano. Padre e figlio di origini catanesi denunciati dalla polizia penitenziaria di Castelvetrano dopo che il secondo, durante il colloquio con il genitore detenuto, ha effettuato nel carcere di Castelvetrano il cambio delle scarpe e nascosto nelle suole 2 microtelefoni cellulari SIM, caricabatteria e droga. I due indossavano scarpe identiche. Gli agenti insospettiti hanno seguito i loro movimenti e li hanno colti in flagranza di reato. L'episodio è stato denunciato dal segretario nazionale della Polizia Penitenziaria USP UGL Franco D'Antoni. Da diversi giorni, e torniamo a Sciacca, turisti e villeggianti segnalano lamentele a San Giorgio, documentando come sulle acque del mare ci sono chiazze di schiuma. Altri anni si è verificata la stessa cosa, segnalata anche al Circo Mare. La soluzione è stata quella di collocare all'epoca un cartello con divieto di balneazione, soluzione che consente al problema di sussistere e di manifestarsi ancora. Nel frattempo, ad una città turistica balneare come Sciacca vengono sottratti pezzi di costa di spiaggia. Il problema delle chiazze di schiuma si presenta con frequenza, basterebbe effettuare un monitoraggio più costante e approfondito. La località San Giorgio ricade nel territorio comunale di Sciacca, all'estremo confine est, ma la zona ha un triste destino e spesso abbandonata. Costeranno quasi 200.000 euro i lavori di riqualificazione che hanno preso il via oggi all'interno della villa comunale Ignazio Scaturro di Sciacca. Il primo intervento riguarda un nuovo impianto di irrigazione completamente automatizzato che non avrà più bisogno di personale preposto. Comune di Sciacca, Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo, Istituto Orto Botanico di Palermo e Associazione con i Piedi per Terra alcuni mesi fa hanno sottoscritto una convenzione che in una seconda fase prevede, con l'impiego di maggiori risorse, l'intervento degli studenti dell'IPIA e dell'Amato Vetrano indirizzo agrario. Tutto pronto a Sciacca per l'edizione 2019 di Azzurro Food, la manifestazione in programma da domani in Piazza Rossi a Sciacca, dedicata alla gastronomia e alla musica, una manifestazione che coinvolge anche Piazza Scandagliato. L'evento musicale di punta, tra tanti spazi dedicati al food siciliano con affermati chef, è il concerto di Carmen Consoli, che torna dal vivo in Sicilia e sceglie Sciacca e il palco di Azzurro Food per la sua unica data nell'isola. Domenica 11 agosto la cantautrice si esibirà in piazza Mariano Rossi. Il tour estivo prevede concerti speciali durante i quali Carmen porterà al pubblico le due anime, quella rock e quella acustica, che l'hanno accompagnata nel corso della sua ventennale carriera. Tra gli artisti presenti nel corso della manifestazione, domani sera il cabarettista Sasà Salvaggio, il 9 agosto la cantante Elodie, in questo caso concerto gratuito, a differenza di quello di Carmen Consoli, che sarà a pagamento. È tutto, grazie per averci seguito, restate con noi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp